Se devo dire cos'è per me la poesia, allora dico che è presenza, anima, essenza, è linguaggio della natura, ossimoro che cura, sguardo che evolve, parola che assolve. È un piacere grandissimo oggi spostarsi all'interno di un vero e proprio tempio buddista nel cuore della città di Reggio Calabria. Abbiamo il privilegio, cari amici della farmacia della poesia, di intervistare il monaco che officia le funzioni di questo tempio e che in fondo lo ha creato. Abbiamo con noi solo soldo rosso, l'oro puro di un lingotto, foglia gialla rinsecchita o verde foresta infinita, quale mai sarà il valore che darà la tua anima alla mia, farmacia della poesia. Ti cerca lungo la via, mollica cade da tovaglia, cuore di formica paglia, generosa e molto grata, il fato l'ha trovata, la tua anima fatata, poesia l'ha risvegliata, dietro le tue angosce, adesso riconosce la tua diversità, dentro la fragilità. La penna e il calamaio, la formica e il formicaio, mentre ti commuovi, la forza tua ritrovi. Se ti affidi fiduciosa, giunge cura generosa. Noi, il reverendo Bante Dammasila, Italie. Bante, Italia da Massila. Italia perché sono stato ordinato come grande monaco nello Sri Lanka e solitamente quando viene fatta la registrazione della grande ordinazione viene posto prima del nome da monaco il nome del luogo di provenienza, quindi nel mio caso Italia perché sono italiano. Che meraviglia! E poi oltre questo mi incuriosisce tantissimo conoscere la persona che in fondo ha cercato e ha trovato attraverso l'esperienza buddista una strada, un percorso di vita. E quindi la prima domanda che mi sorge spontanea è: com'è nata questa? Beh, io credo che l'essere monaco era già in qualche modo scritto. Io da quando sono bambino tendo ad avvicinarmi a sentieri spirituali. Io ricordo perfettamente, avevo 8 anni e giocavo così a fare dei rituali in quel contesto cattolici, ma insomma già da quando sono bambino ho questa tendenza. Penso che quando ero bambino pensavo di diventare papa, per cui voglio dire, diciamo che ero un predestinato a questo tipo di vita. E il buddismo in sé, tra tutte le religioni, tra l'altro essendo nato in Italia, in Calabria, magari nella tradizione saresti stato incanalato verso un'ordinarietà più cattolica o comunque di una religione delle nostre parti. Quindi ecco, sono curioso di sapere come sei arrivato. Allora, il buddismo, faccio una piccola precisazione, il buddismo è stato trasformato, diciamo, in quello che comunemente viene definito religione, non nell'accezione più positiva del termine. Religione nel senso aulico ha un significato molto, molto profondo, significa unire, no? Unione col divino. Nell'accezione, diciamo, comune, purtroppo è stato un po' deviato il vero significato, quindi in questo caso il buddismo non ha niente a che vedere con tutto questo. Il buddismo non è gli insegnamenti del Buddha o il Buddha Dhamma, non sono insegnamenti dogmatici. Il Buddha non
interessava creare una religione, un credo, ma si occupava di, penetrava, aveva penetrato la verità dell'esistenza, e quello che faceva era fornire gli strumenti affinché ciascuno potesse realizzarla e quindi ad esperirla. Non incitava, non invogliava al credere passivamente, ma a sperimentare, a fare esperienza diretta, appunto, attraverso la visione profonda, quindi un cammino profondamente interiore. Cosa ti emoziona? Mi emoziona la bellezza, mi emoziona l'umanità, mi emoziona la compassione, l'amore incondizionato, l'equanimità. Queste, tra l'altro, sono le caratteristiche o qualità della mente che ciascun praticante spirituale dovrebbe realizzare. Noi in lingua Pali, che è la lingua del Buddha, diciamo metta, karuna, mudita, upekkha. Metta significa amorevole gentilezza, amore incondizionato. Karuna significa compassione. Mudita significa gioia simpatetica. Upekkha, equanimità. Quindi queste sono quattro qualità fondamentali della mente. Quando noi parliamo di metta, amore incondizionato o amorevole gentilezza, ci riferiamo, intendiamo dire il vero amore, cioè quello che non prevede un ritorno egoico. E il Buddha fa un esempio molto calzante nella Karuna Metta Sutta, ovvero nell'insegnamento sull'amore incondizionato, paragonandola a quello che una madre ha per il proprio figlio, per il proprio unico figlio, e invita tutti gli esseri a provare quel tipo di amore, quindi senza ritorno, verso tutto ciò che esiste, verso tutti gli esseri, grandi, piccoli, vicini o lontani, belli o meno belli, già nati o ancora in attesa di nascere, anche esseri che si trovino in reami di vita inferiori. Sabbe Satta Bhavantu Sukhitattha significa che tutti gli esseri possano star bene e siano felici. Nel cuore guarda tutti gli esseri esattamente come una madre guarda e protegge il suo unico figlio. Ma tra tutte le cose che hai fatto, il percorso che ora dura, che è iniziato tanti anni fa, c'è un episodio, un evento che più di tutti conservi nel cuore come qualcosa di profondamente importante, se ti va di condividerci? Assolutamente sì, non faccio neanche fatica a ricordarlo, è il giorno della mia grande ordinazione, ovvero il passaggio da monaco novizio a monaco completamente ordinato. Questo è avvenuto nello Sri Lanka, il passaggio prevede appunto un salto enorme, ovvero da 10 voti del novizio noi passiamo a 227 voti del monaco completamente ordinato. Prima di diventare monaco completamente ordinato mi faceva paura pensare di dover mantenere e rispettare 227 voti che a volte si fa fatica anche a memorizzare. In realtà è stato molto più semplice il dopo che il prima, cioè è diventato molto più semplice essere monaco dopo, da monaco completamente ordinato, che durante il noviziato, perché evidentemente l'esperienza maturata ha reso molto più agevole condurre la vita da monaco. Cosa ti ha dato rispettare i voti? Crescita. I voti o i precetti o i consigli che il Buddha dava in realtà sono uno strumento che ci aiuta a liberarci progressivamente, quindi sono fondamentalmente un aiuto. Il Buddha aveva dato anche dei precetti alla comunità dei praticanti laici, sono 5 fondamentalmente, che io solitamente ripeto, tendo a ripetere molto spesso durante i miei insegnamenti. E sono precetti che riguardano la disciplina morale, che è la base per qualunque percorso spirituale, di qualunque tradizione esso sia. E, te li dico in pali e poi li traduco in lingua italiana. Il primo precetto che il Buddha aveva dato alla comunità dei praticanti laici è Panatipata Vere Manisika Padam Samadhyami, che significa mi impegno a non nuocere, non danneggiare, non uccidere nessuna creatura vivente. Con nessuna creatura vivente ovviamente intendiamo neanche una formica. Adinna dana virimanisika padam samadhyami significa mi impegno a non prendere il non dato.
Kami sumichachara virimanissi kapadam samadhyami. Questo precetto ovviamente è soltanto per i laici, perché noi monaci abbiamo il voto di celibato. Mi impegno a mantenere una condotta sessuale responsabile. Il principio è sempre comunque quello di non danneggiare nessun altro, che altro da te non è, e dunque non danneggiare neanche se stessi. Musava davvero manissi kapadam samadhyami, che significa mi impegno a mantenere la parola corretta, dunque non mentire, non usare cattive parole, non diffamare, non calunniare. E l'ultimo di questi precetti che il Buddha dà ai laici, ovvero consigli, è Suramere Yamaja Pamadattana Virimanissi Kapadam Samadhyami, che significa mi impegno a non fare uso di sostanze o bevande inebrianti. Questo ultimo precetto in realtà protegge gli altri quattro precetti, perché se noi facessimo uso di sostanze che alterano le nostre facoltà cognitive, non avremmo più il controllo della mente. Non avere più il controllo della mente significherebbe non avere il controllo di pensieri, non avere il controllo di parole, non avere il controllo di azioni. Pensieri, parole e azioni sono cause che necessariamente produrranno degli effetti. Dunque, più elevato è il livello di consapevolezza, più positive saranno le nostre azioni fisiche, i nostri pensieri e le nostre parole, e di conseguenza gli effetti che sperimenteremo saranno effetti positivi e dunque benedetti. C'è un insegnamento del Buddha che è il Mangala Sutta, ovvero il Sutra sulle grandi benedizioni, nel quale viene chiesto al Buddha quali siano le più grandi benedizioni. Il Buddha, sintetizzo, risponde: una mente purificata è la più grande benedizione, la parola purificata è la più grande benedizione, l'azione purificata è la più grande benedizione. Perché se è vero come è vero che noi sperimentiamo gli effetti delle nostre cause, ecco, per fare un parallelo con la Bibbia, con il cristianesimo, no? Che è poi esattamente la stessa cosa nella sostanza, intendo dire il concetto di legge di causa ed effetto, è il raccogli ciò che semini. Noi lo chiamiamo legge del karma, che è appunto legge di causa ed effetto. Ad azione segue necessariamente reazione. Dunque non avere il controllo della mente significa appunto essere in balia dell'illusione, dunque non essere consapevoli di quello che accade all'interno e all'esterno, e mettere a serio rischio la nostra esistenza presente e futura. È interessante, perché quando il nostro qui presente Bhante recita un sutra, a me richiama moltissimo il senso della poesia, perché un sutra è poesia. E allora vorremmo chiederti: quale tra tutti i sutra, tra tutte le poesie, è quella che tu ami di più? Allora, questa è una domanda veramente molto difficile, perché sutra significa insegnamenti, o sutta in lingua pali. I sutra del Buddha sono talmente intensi, talmente densi, talmente ricchi di significato e di verità, che è davvero difficile sceglierne uno. Oltretutto sono tantissimi, dato 84.000 insegnamenti che sono raccolti nel canone pali, ovvero nel più antico canone buddista, diviso nei tre Pitaka, ovvero il Vinaya Pitaka, che sono, diciamo, il Pitaka o canestro che raccoglie tutte le regole monastiche, il Sutta Pitaka, appunto il Pitaka o il canestro dei discorsi del Buddha, e l'Abhidhamma Pitaka, che, diciamo, è l'ultimo dei canestri, quello un po' più elevato dal punto di vista dell'analisi dei fenomeni fisici e mentali. E sono 84.000, quindi sono tantissimi, però possiamo sintetizzare innanzitutto un sutra molto importante che apre gli insegnamenti del Buddha, è il Dhamma Chakkappavattana Sutta, ovvero il sutra o l'insegnamento sul giro della ruota del Dharma. Dharma significa verità, o Dhamma in lingua pali. Ed è il primo sutra, il primo insegnamento che il Buddha fa dopo l'illuminazione, recandosi da un gruppo di 5 asceti che lo avevano accompagnato per una fase di quell'esistenza terrena. Dunque si reca, dopo a qualche settimana di distanza dall'illuminazione avvenuta nel luogo che oggi conosciamo come Bodh Gaya, sotto l'albero del Bodhi, del quale qui abbiamo una talea,
Bella Bodhi, chiedo scusa, o Albero dell'Illuminazione, si reca da questo gruppo di 5 asceti iniziando la sua lunghissima serie di insegnamenti che durano per oltre 40 anni, 45 anni esattamente, insegnando le 4 nobili verità. Questa è la base degli insegnamenti del Buddha. La prima nobile verità di cui il Buddha parla è la nobile verità della sofferenza. Nascita e sofferenza, invecchiamento e sofferenza, malattia e sofferenza, morte e sofferenza. Queste sono le principali 4 sofferenze. La seconda nobile verità che il Buddha insegna è la nobile verità sull'origine della sofferenza. La sofferenza è semplicemente l'effetto di cause e le cause risiedono nel buio della coscienza, nella mente che mente, nella mente che vive nell'illusione, completamente condizionata e coperta da quello che noi in chiave occidentale chiamiamo il velo di Maya. La terza nobile verità che il Buddha insegna è la nobile verità della cessazione della sofferenza, dunque nobile verità della sofferenza, nobile verità dell'origine della sofferenza o delle cause della sofferenza, nobile verità della cessazione della sofferenza, la sofferenza può cessare. Nell'ultima nobile verità il Buddha ci spiega che esiste il sentiero finché si possa giungere alla cessazione della sofferenza, quindi la nobile verità della cessazione, del sentiero che conduce alla cessazione della sofferenza, che il Buddha indica in 8 punti, ovvero il sacro, nobile, ottuplice sentiero. Bene, e tra queste, in questo momento preciso della tua vita in cui stai attraversando tante esperienze, so che ti prendi tanto cura di tuo papà che sta poco bene e quindi sei... È il mio bimbo di 97 anni. Esatto, sei... Sto sperimentando la gioia di essere padre. Esatto, e anche hai l'opportunità di essere un medico, di essere un infermiere e quindi oltre che di trovare tuo papà in una condizione in cui veramente... è totalmente inerme, quindi ha bisogno di te proprio per tutto. E allora in questo momento in cui anche stiamo forse uscendo da questa pandemia, in tutte queste circostanze che si stanno trasformando e eventualità che si stanno magari cominciando a creare, c'è qualcosa tra tutti i sutra che pratichi, che conosci, che senti in qualche modo affine, vicino a te? Allora, ritorno alla Karaniya Metta Sutta, ovvero al sutra sull'amorevole gentilezza o amore incondizionato. Lo sento molto, molto vicino. Per poter però sperimentare amore incondizionato o amorevole gentilezza e quindi per poter amare tutto ciò che esiste, tutto ciò che ha vita, anche l'invisibile, esattamente come una madre con la M maiuscola ama e protegge il proprio figlio, quindi senza necessità di un ritorno egoico, a prescindere che il figlio sia bello o meno bello, intelligente o meno intelligente, buono o meno buono, la madre ama e non chiede nulla in cambio. Però per far questo bisogna progressivamente abbattere il nostro vero, unico nemico che è dentro, non è fuori, e ha 3 semplici lettere. E-G-O, ovvero ego. Pensavo che ce lo dicessi in lingua pali questa volta. E invece è una lingua italiana che conosciamo tutti benissimo. E proprio in questo senso ti vorrei chiedere, prendersi cura dei propri genitori abbatte in qualche modo l'ego? Io posso risponderti che prendermi cura dei miei genitori, di mio padre e anche di mia madre, entrambi sono ammalati, per me è stata ed è la più grande benedizione che io avessi potuto mai ricevere nella mia vita. Lo faccio con estremo amore e concentrazione. Prendermi cura di mio padre, io ho imparato addirittura a mettere la cannula in vena a mio padre, proprio perché in questo periodo sappiamo tutti cosa stiamo vivendo, quindi insomma era molto difficile poterlo ricoverare, mio padre ha avuto varie ischemie fino a giungere ad un ictus, quindi ho imparato anche a mettere la cannula in vena, ho deciso che quando mio padre appunto
deciderà di lasciare questo piano terreno, io comincerò a studiare medicina per dedicare poi la mia vita a fare il monaco missionario, per andare ad aiutare anche dal punto di vista fisico le persone, a curare le persone anche dal punto di vista fisico, non soltanto spirituale. Perché ho compreso che anche quello può essere un aiuto importante e non mi impressiona assolutamente più nulla. E, però ti dicevo, lo faccio con estrema concentrazione, consapevolezza. Quando noi parliamo di meditazione c'è molta confusione su cosa significhi realmente meditazione, ne parlavamo anche prima. E purtroppo le tendenze cosiddette New Age hanno portato ad un fraintendimento, no? Ad una cattiva interpretazione di alcune parole, di alcuni concetti, di alcune cose che fanno parte di un reale percorso spirituale. Meditare non significa certamente stare semplicemente a gambe incrociate o far finta di dormire oppure semplicemente rilassare la mente o avere degli stati così di estasi o visioni. Meditare significa espandere la consapevolezza, portare sempre di più la coscienza, che non significa consapevolezza. La coscienza è come se fosse il nostro sesto organo sensoriale, perché attraverso la coscienza noi filtriamo e quindi facciamo esperienza di ciò che produce il contatto degli organi sensoriali con gli oggetti esterni, ovvero della vista con gli oggetti visivi, dell'udito con gli oggetti uditivi, dell'olfatto con gli oggetti olfattivi, del gusto con gli oggetti gustativi, del tatto con gli oggetti tattili. Attraverso questo contatto noi sviluppiamo piacere o attaccamento, desiderio, bramosia, o per ciò che appaga, che risponde, diciamo, positivamente alle nostre aspettative egoiche, proviamo invece dispiacere, rabbia, odio, avversione verso ciò che disattende alle nostre aspettative egoiche, o indifferenza verso ciò che né soddisfa né, diciamo, va contro le nostre aspettative egoiche. Ebbene, tutto questo non fa altro che potenziare il nostro unico vero nemico ed è il più potente demone che abbiamo, che nessun esorcista sarà mai in grado di mandare via. Noi possiamo mandare via cosiddetti demoni esterni, ma certamente non possiamo mai mandare via il demone principale, che appunto ha tre lettere, si chiama ego. Possiamo soltanto indicare la strada affinché ciascuno lo riconosca, cammini con le proprie gambe, si accorga, faccia esperienza, che altro non è che il prodotto di un io, per quello che noi intendiamo come io, illusorio, e lo lascia andare. E giunge così all'improvviso la farmacia della poesia. Che quale mai sarà il valore che darà la tua anima alla mia farmacia della poesia? Che vuole oggi ricordare quanto sia opportuno sempre più trovare strade adatte a ciascuno di noi per andare nella direzione che anche tu vuoi, perché in fondo l'armonia della ricerca spirituale, è vero, allontana da noi ogni male, perché in quella concentrazione, nel prendersi cura verso gli altri, verso i propri cari, c'è una speciale premura che allontana ogni forma egoica, superficiale e profonda, perché il mare è fatto da più di un'onda. Bellissimo. Grazie. Grazie a Bante Damasila per questa bellissima apertura del suo mondo. Grazie a te, grazie a voi che state ascoltando. E questa disponibilità spontanea a mostrare quella che è diventata la sua vita. Io, prima di intervistarlo, gli ho chiesto: mi piacerebbe conoscere l'uomo, ma l'uomo è completamente fuso ormai.
Non c'è differenza. Con il ruolo che lui esercita e con la attività che svolge al servizio disinteressato di coloro che vengono qui, come quando si va alla sorgente a bere un po' d'acqua fresca. Grazie. Di coloro che vengono qui e di coloro che mi contattano anche da altrove. Come sai, io do insegnamenti tutti i giovedì e tutte le domeniche da un anno e mezzo ormai in streaming, per cui molte persone da tutta Italia, ma anche non solo dall'Italia, da tutte le parti del mondo, seguono gli insegnamenti e ne traggono beneficio, ne ho dimostrazione costante, perché giorno dopo giorno costantemente ricevo appunto centinaia di messaggi da parte di persone che hanno tratto un qualche insegnamento, qualche beneficio, sono riuscite magari a trovare la chiave giusta per poter camminare con le proprie gambe. Il nostro ruolo non è quello certamente di creare dipendenza o attaccamento, il nostro ruolo è quello di mettere ciascuno nelle condizioni di camminare con le proprie gambe. Questo è fondamentale, perché altrimenti faremmo l'esatto contrario di ciò che cerchiamo di incarnare. Ecco, tu dicevi c'è una fusione totale tra l'uomo e il monaco. In realtà questa tonaca è la mia, come se fosse la mia seconda pelle. Non c'è più alcuna differenza. Io ho lasciato molte cose, diciamo più o meno tutto. Quindi, ma anche le cose che mi hanno molto, non so quanto tempo abbiamo ancora, non so se abbiamo qualche minuto ancora, poi... cose che avevano per una buona parte della mia vita rappresentato quasi delle priorità. Io, oltre ad essere un monaco, sono comunque stato, ma a volte insomma lo faccio ancora, un ricercatore universitario, sono un archeologo, mi occupo di ricerca scientifica nell'ambito archeologico, sono un egittologo nello specifico, per cui buona parte della mia vita è stata occupata da questo interesse e continuo ovviamente a piacermi, no? La ricerca mi piace, l'archeologia mi piace, ma è diventata non più una priorità, ma è passata in secondo piano. Anche comunque all'interno di quel contesto ho sempre cercato, anche nell'ambito delle mie ricerche, dei libri che ho pubblicato, dei saggi che ho scritto, in ogni caso delle ricerche che ho fatto e di quello che ho scritto, non c'è stata una separazione tra l'uomo e l'uomo spirituale. E anche nella ricerca comunque questa parte di me veniva fuori. Poi diciamo che gli argomenti di cui mi sono occupato mi invitavano anche a farlo, insomma, quindi veniva molto più naturale poterlo fare, insomma, quindi mi sono occupato di Antico Egitto, e tra l'altro io sono stato anche, e sono peraltro un appassionato di archeologia cristiana, io ho pure scritto di archeologia cristiana. Ho scritto un saggio sulle catacombe di Roma, pubblicato parecchi anni fa dall'Università di Malaga. E, dunque, gli argomenti che ho trattato, poi mi sono ovviamente focalizzato sull'Egitto e nella fattispecie sull'Egitto tolemaico fondamentalmente, studiandolo sia dal punto di vista egittologico, essendo un egittologo, studiandolo anche dal punto di vista dell'archeologia classica, essendo anche un classicista. E, però appunto ho cercato sempre di affrontare il mio lavoro, certamente seriamente, ma portando la parte più spirituale di me. È stato un piacere grande averlo dietro, anzi davanti, le nostre telecamere. Ci auguriamo di ritrovarlo e di poterlo intervistare ancora. Una buonissima giornata e grazie a tutti. Grazie. Farmacia della poesia, la penna il calamaio, la formica il formicaio, mentre ti commuovi, la forza tua ritrovi, la penna il calamaio. Oh,
spiega il formicaio. Mentre ti commuovi, la forza tua gli trovi. La tua anima alla mia, farmacia della poesia. Quale mai sarà il valore che darà la tua anima alla mia, farmacia della poesia? Quale mai sarà il valore che darà la tua anima alla mia, farmacia della poesia? Quale mai sarà il valore che darà la tua anima alla mia, farmacia della poesia?